serve per far posto ad una rotonda non necessaria, perché le macchine inquinano, gli alberi sono un polmone verde, perché gli studenti hanno bisogno di un'aria aperta oltre ai marciapiedi. Perché il grado di civiltà di una città si misura anche nel suo rispetto per la natura. La rotatoria è soltanto una piccola tappa di avvicinamento alla realizzazione di un progetto finale che prevede lo stravolgimento della viabilità in tutto il quartiere e che prevede la strada che dovrebbe arrivare da via Ismaglia, entrando il Siotto e la scuola media Spano, per ottimizzare la circolazione a favore del nuovo quartiere di Giunchetti, sotto nell'area della vecchia cementeria. Questo trasformerà ovviamente viale Santa Vendrace in una strada a scorrimento veloce per uscire dalla città e via Santa Gilda in una strada a scorrimento veloce per entrare nella città. Una bella strada che si trova bloccata, che attraversa un Viseto, che Viseto è l'unica della pubblica così ampia al mondo. Un Viseto potrebbe dare lavoro a tutti noi in abbondanza, perché quando andiamo negli altri paesi europei ci fanno vedere un tasso, ci fanno pagare 10 euro per vedere il tasso. Noi dei tassi ne abbiamo a cassonate. Solo che molti
nostra storia da un sacco di secoli, da tanto tempo, è un pezzo della nostra identità. Io vorrei che questo rimanesse ben impresso in tutti quanti noi, soprattutto in voi che fortunatamente siete molto più giovani, perché a un certo punto dovrete essere voi anche a farvi carico di difendere questo pezzo della nostra identità per chi verrà anche dopo di noi e tutti quanti gli altri. Non devono essere pezzi di storia presi a uso e consumo degli interessi privati. Gli interessi privati ci possono essere, per carità, sono legittimi, ma non devono mai prevaricare gli interessi di tutti quanti noi. Pezzi di storia, pezzi di identità, pezzi di verde, così pochi ne abbiamo, non devono assolutamente finire sotto le scarpe, sotto le ruote di chi invece ha un bel po' di soldi da parte e intende usarli per farne ancora di più. È questo che dobbiamo ricordarci, ce lo dobbiamo ricordare tutti i giorni. Qualcuno è venuto e ci ha detto, ma vi conviene esporvi? Noi abbiamo detto sì, ci conviene esporvi, non se ne può fregar di meno. E siamo qua. Ragazzi, non fatevi lavare la testa dalla televisione e dalle, scusatemi il termine, dalle puttanate che leggete sull'Unione Sarda. Dategli fuoco all'Unione Sarda, dategli fuoco! Grazie per essere qui presenti. Quindi noi non vogliamo questa rotatoria, non la vogliamo piccola, grande, non la vogliamo proprio, non serve. La rotatoria non serve, le rotatorie tra l'altro si mettono solamente dove ci sono incroci semaforici, al posto degli incroci semaforici. Questa è una piccola lezione di ingegneria sui trasporti. Allora, dunque, volevo dire un'altra cosa. L'area dello stadio di Santa Rita è protetta dalla convenzione di Ramsar, che quindi è tutta la flora e la fauna particolarissime che ci sono, nonché il paesaggio. Ora io vi invito tutti a guardare come è stato tutelato dal Comune di Cagliari il paesaggio di Santa Gilla nella laguna. Quello è il modo del Comune di Cagliari di tutelare il paesaggio. Fare quello che fare, permettere che vengano costruite queste cose. Ragazzi, io altro non vi posso dire. Ricordatevi una cosa, ma non oggi, sempre nella vita, che noi abbiamo tutti dei diritti e abbiamo soprattutto il diritto di esporre le nostre opinioni senza avere paura di niente. Come ha detto prima Bruno, il macellaio, che gli ha detto, abbiamo subito, non dico pressione, però diciamo che ci hanno fatto, ci hanno consigliato di stare al nostro posto perché non ci conveniva. Ora io dico a queste persone, io non ho nulla da perdere, nulla, se non la dignità, ma la dignità non si perde così, si perde in altri modi, si perde inchinando la testa davanti ai poteri forti. Okay.